stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni. Signora Renzi, che bella casa che ci ha trovato. Ma che dico casa? Un villino, altro che. Signora Picchiani, a Vasto l'agenzia Vacanze sulle Mare è molto rinomata. Noi, quando si cercano le case per l'estate, offriamo sempre il meglio. E lei, signora Ines, che cosa ne pensa, eh? Guardi, signora Renzi, quando mia sorella Teresa mi aveva detto che aveva incaricato la sua agenzia per trovarci una casa, non immaginavo fosse così bella, sì. Più di così non ci poteva accontentare. Mirellina, non sei contenta? Vedi che danno sentito a Basso? Ma che lucula da fare? Ui da qua che sei da pigliare, chi da mangiare un reggimento? Dove? No, qui no, qui no, qui no. È un Luigi XVI e mi raccomando, stia attento. Dove? No, qui no, qui no. Questo è un pezzo d'antiquariato, eh. Senta, no, stia attento, per cortesia. In questo villino ci sono tutti oggetti unici e rari. Oh, madonna mia. Sì, qui si sono avvicendate il fior fiore di famiglie per bene. L'anno scorso l'abbiamo dato a dei nobili. Voi chi siete? No, chi siete voi? Siete battiti che siete armati, eh? Chi siete voi? Nada a me, siete battiti che siete armati. È proprio buona questa mortadella. Io, lo so che è buona. Mettila là, qual è la mortadella che ti è cantata da Jack Byrne? Da pagliare che ti tengo per la scapa a capo, sai, eh? Ma si può sapere chi è lei e cosa ci fa in casa nostra? Io chiamo subito i carabinieri. Chiamate a chi volete, chi siete voi e cosa ci fate in casa mia? Sentite, noi ci siamo sistemati qui per trascorrere le nostre vacanze. Però io mi sono asseggiolato oggi per trascorrere i vacanze. Due? Solo due, giusto per assaggiare, vero? E due! Dammi quell'acqua cava da qua, mo, leva quest'acqua cava da qua, che due? Mina qua! Piglia qua, si mancherebbe la ricotta tosta qua! Quella te ne ferma, hai capito? Basta! Rico! Ancora mi fanno male! No, che fanno male? Signor Marchese, che lo volete un bicchiere di vino caccia e mit? Perché qui lì ci mette la ricotta tosta, si ne bagna, non scende, non rimane l'acqua. Mi rifiuto di restare ancora a questa tavola. Dorina, seguimi di sopra. Ma manca possun, si non mangia, magari qua senta ancora. Oh, ma Dorina, venga qui con noi. Bravine, sì, oh, che ci sono maccheroni per tutti, no. A setto, mo. Lì per quell'acqua capita, lì. Ma che posso, signore? Che... Senta, signorina Ines, ma mi spieghi un po', come mai quest'anno avete deciso di stare tutti qua in questo villino? 7-8 persone, tutte ammassate? Voglio dire, con tutti gli immobili che ci sono a Vasto, c'era proprio bisogno di intestardirsi proprio su questo villino? No, noi ormai ci era belli e sistemati, sì. E ci dovevano ripensare i miei marchesi. Ma come si poteva fare, avvocato? Si era in un vincolo cieco. O decidere di rinunciare di nuovo alle vacanze e non farle nemmeno quest'anno, oppure condividere con loro questo villino. E alla fine tira e molla, mollettina, e si è deciso di coabitare. Io lo voglio, e lui invece non mi vuole. Niente per! Albe, non ve la creatura nostra, ve la fate spicciare! Sì, navola, te! In me la piglieremo anche che sono come padre! Umbertino, che poi il diavolo non è così brutto come si dipinge! Il diavolo no, ma Mirellina sì! Ti ho detto che quella non la voglio! Ma signora Marchesa, lei lo sa io quando sono dispiaciuto, ho anche cercato di rimediare, lei lo sa. Zitto! Quando parla con me lei deve stare zitto! Ma non vede dove è costretto a stare i marchesi Pandolfini? Oh, se lo sapessero i miei amici, che figura! Lei è un idiota!
sapere. Chiedetevi, divertitevi, stite buono tutto quanto, per tutte e sette generazioni. Avvocato, gli amici che brutto non stai emissi, gli amici. Grazie. Ah,